Buonasera al segretario del PD Pierluigi Bersani, cominciamo da qui. Se a Palermo la Borsellino non dovesse farcela, ma non alle primarie, diciamo proprio perché alle primarie ci sono buone possibilità che ce la faccia, ma alle elezioni in quanti l'accuseranno dentro il Partito Democratico di essere andata al voto con quella foto di Vasto, Sinistra Ecologia Libertà, PD e Italia dei Valori che a molti non piace più? Ma guardi, io di questi commenti francamente non so cosa farmi, nel senso che si capirà prima o poi che il Partito Democratico, a proposito delle elezioni locali, non ha idea di fare dei cencelli, di mettere le mani sul partito, del partito sull'amministrazione. Ha idea di far concorrere anche risorse civiche. Non è un mistero che ho invitato Rita Borsellino a partecipare alle primarie che il centrosinistra ha indetto, perché penso che sia una risorsa civica per quella città che, ricordiamola, è governata dalla destra. Sì, non mi sembra bene. Molti anni, ecco. E quindi le primarie decideranno tranquillamente, non c'è in gioco Bersani, non c'è in gioco, c'è in gioco Palermo. C'è in gioco Palermo, non c'è in gioco Bersani. Ci sono elezioni amministrative e non nazionali. Assolutamente, credo che un PD che si apre, diciamo, il concorso di società civile, di risorse civili, come abbiamo dimostrato anche la volta precedente, sia un partito che ha visto chiaro come oggi la politica deve conoscere il suo ruolo, ma anche il suo limite a un certo punto. Senta, segretario, sul lavoro, torniamo a questa faticosissima riforma del lavoro. Monti dice si va avanti anche senza il sì del sindacato. Intanto sono parole che condivido. No, devo dire sinceramente, ma non perché poi si fa come si può nella vita, no, perché è così, per amor di Dio. Però oggi è importante tanto la riforma e l'innovazione quanto la coesione. Noi siamo davanti a un paio d'anni, un anno, mi auguro solo, di recessione. Cioè, oggi c'è bisogno di fare una scommessa assieme e il governo immagino che sia impegnato a trovarlo questo accordo, ci vuole questo accordo e il Partito Democratico, diciamo, si segnerà con la mano di quell'accordo. Questo da parte nostra lo voglio dire chiaro. Se non ci fosse quell'accordo e la riforma arrivasse in Parlamento comunque, che cosa farebbe il Partito Democratico? Ma noi abbiamo la nostra proposta, l'abbiamo consegnata da tempo, si occupa dei problemi veri, la precarietà, una riforma degli ammortizzatori, un incentivo al lavoro femminile, come dare un po' di lavoro. Noi non abbiamo affrontato l'articolo 18, secondo noi il problema non è come si esce dal lavoro, è come si entra, ok? Dopodiché, se malauguratamente non ci fosse questo accordo, noi valuteremo l'esito della decisione del governo sulla base delle nostre proposte, come ho sempre detto, rendendo trasparente quindi quel che condividiamo e quel che sì, vogliamo vedere, vogliamo vedere quel che viene fuori. Non si sente di impegnarsi da adesso. Vogliamo vedere, questo è un tema delicato, vogliamo vedere quel che viene fuori. Ha ragione la Marcegaglia quando dice però che l'articolo 18 può diventare un alibi per assenteisti e fannulloni? Ma guardi, io voglio credere, forse se conosco un po' la Marcegaglia credo che si pentirà un po' di questa battuta, insomma, no? Perché non penso che pensi, a cominciare dalle sue fabbriche, che il problema sia quello dei fannulloni o dei ladri o di chi li difende, nessuno li difende. Ecco. Articolo 18 fissa un principio di civiltà, peraltro garantito anche negli altri paesi europei, non è vero che è una nostra caratteristica. Dopodiché c'è da fare una manutenzione nella gestione di questo articolo, per esempio 6 anni per decidere una causa, certo in 6 anni può imboscarsi anche un fannullone. Cerchiamo di intervenire per rendere più gestibile questo quella diritto, situazione. Ok, ma non partiamo da questo, non è questo il tema. Oggi il tema è dare un po' di lavoro e darlo meno precario. Questo è il tema questa di è oggi. La questione. Un'ultima domanda, segretario. Il governo Monti è il vostro governo oppure solo una parentesi necessaria in un momento molto difficile per il Paese, sì, però destinata a essere superata? Vedo che si è aperto questo dibattito. si è aperto questo dibattito. Allora, vorrei che si ricordasse che Monti non viene dopo i partiti, Monti viene dopo Berlusconi. Per avere Monti è stato necessario che andasse a casa Berlusconi e che arrivassimo noi con generosità e anche contro l'interesse del nostro partito a sostenere una fase di emergenza e di transizione. Dopodiché una democrazia in tutto il mondo respira con due polmoni. Quindi io voglio predisporre il mio partito a una proposta alternativa, non a Monti, alla destra liberista che in Europa e nel mondo ci ha portato fin qui e alla destra populista che in Italia ci ha portato fin qui. Dopodiché Monti, i suoi ministri, potranno decidere con che polmone vogliono respirare. Sì.
Punto. Però comunque credo che noi dobbiamo guardare avanti, non c'è mica solo l'emergenza, c'è il futuro anche di questo paese, no?